Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro Andrea TV e oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per parlarvi di una sfida di registrazione del 9. Ovviamente questa è una sfida di registrazione del 9, ma è anche una sfida di resistenza, sempre del 9. Perché? Ve lo racconto io di cosa si tratta questa sfida qua e dopo vi dirò anche come affrontarla al meglio. Allora, in pratica questa qui è una sfida a tempo. Diciamo che c'è un periodo per fare questa sfida, quindi questa sfida si può fare solo in questo periodo qua e non si può fare negli altri periodi. E questo periodo è un periodo che sta arrivando, è in inverno che si fa questa sfida, soltanto in inverno, non in altre stagioni, in inverno. E che voi mi direte, Andrea, ma di che sfida si tratta? Allora, innanzitutto ci sono dei requisiti, come tutte le sfide di registrazione, e questa qua c'ha dei requisiti per vedere se siete fortunati e dovete verificare prima di fare questa sfida di resistenza e di registrazione. Allora, io nella mia città, come voi sapete, noi ogni inverno abbiamo la pista di pattinaggio in piazza. E per fare questa sfida di resistenza serve la pista di pattinaggio nella vostra città. Se non avete la pista di pattinaggio nella vostra città, la potrete fare cercando un'alternativa alla pista di pattinaggio, ma per far venire bene questa sfida occorre avere una pista di pattinaggio in città nei periodi d'inverno. E come si fa questa sfida? In pratica è una sfida rischiosa, ma ragazzi, l'ho fatta con il mio microfono e l'ha passata. La dobbiamo ripetere con lui quando verrà la pista di pattinaggio. La ripeterò anche con il microfono sostitutivo. Più che altro, ragazzi, non dovete aver paura di questa sfida, perché se si fa questa sfida avete degli sblocchi. Perché avete degli sblocchi? Perché, come vi ho parlato prima, è una sfida di registrazione / resistenza del 9. E quindi se si fanno queste prove del 9, voi potrete registrare in altri sblocchi. Per esempio, facendo questa sfida qua, che adesso vi dirò come va fatta e per non evitare problemi, se il vostro microfono supera questa sfida e non decede dal freddo, perché fa tantissimo freddo per fare questa sfida proprio, voi potete sbloccare anche la registrazione dei vostri video in montagna durante le vacanze invernali di Natale e magari durante le vacanze estive, ma non serve le estive. Questa si fa per sbloccare la sfida, la possibilità di registrare i vostri video in montagna d'inverno a Natale, perché ci sono anche le vacanze di Natale, quindi c'è chi va in montagna e fa molto freddo e quindi si porta dietro lui per registrare i propri video quando è in montagna. Comunque, ricapitolando, come si fa questa sfida? Innanzitutto vi ho raccontato che il mio primo microfono è caduto in questa sfida. Io, per non fare cadere pure i vostri microfoni, adesso ve la racconto come l'ho superata con questo microfono. Allora, innanzitutto, ragazzi, individuate una pista di pattinaggio, poi registrate. Non avete paura di tirare fuori i vostri microfoni quando siete, li tirate fuori dal giubbotto quando voi siete vicino alla pista di pattinaggio, un attimo ragazzi, e fate così: vi mettete vicino alla pista, tirate fuori il microfono, che è bello caldo il microfono nella tasca, lo tirate fuori, lo mettete ancorato da qualche parte nel vostro giubbotto se c'è una zona ancorata, eccetera. E poi mettete il ricevitore attaccato al microfono, al telefono,
e fate questo. Incominciate a registrare come se state registrando dei video normalmente. Ovviamente non con il treppiede, neanche con il treppiede piccolo, tipo shorts, no? Tipo shorts, i video in verticali. Li registrate vicino alla pista, perché è bella illuminata la pista di pattinaggio. Li registrate là, registrate un bel po' di video. Ovviamente potete anche registrare la pista di pattinaggio come faccio sempre io, non c'è problema. Registrate sempre, potete anche fare la pubblicità alla vostra pista di pattinaggio, glielo dite ai proprietari e la fate, gli dite che sto provando per vedere se il microfono batte il freddo oppure no, e fate questo. Segnali di allarme. Allora, sono molteplici i segnali di allarme, certe volte se siete nuovi in questa sfida non ve ne accorgete neanche. Allora, se il microfono è troppo freddo, attenzione a questo, se il microfono diventa troppo freddo, per ogni 5 o 6 video che voi registrate, controllate sempre il vostro microfono per vedere se è freddo oppure no. Nel caso sia freddo, voi prendetelo e lo mettete qua dentro e lo fate riscaldare un pochettino e poi ve lo rimettete per abituarlo al freddo. Secondo segnale di allarme, più avanzato, se il vostro microfono, poi voi vi sentite la registrazione e voi non vi sentite la vostra voce, controllate se avete messo il muto, ma poi se non avete messo il muto è un segnale di allarme. Controllate se si sente la vostra voce, se magari la vostra voce non si sente e magari toccate il microfono ed è freddo, stesso procedimento fatelo, sempre quello di mettere il microfono via. Poi abbiamo un altro segnale d'allarme sempre più avanzato, che è quello lì che il microfono ti abbandona, quindi vi consiglio di prestare attenzione a questo segnale di allarme e anche a quelli che vi ho detto prima. Allora, se il microfono è freddo o si sente muto la vostra voce, o magari si sente la vostra voce e si sente un po' male, che tipo la voce si sente poi dopo un po' se ne va oppure va a tratti, questo eccetera, voi ragazzi annullate immediatamente la vostra sfida, perché il microfono vi sta dicendo che non è in grado di superare la sfida del 9 e di registrazione. Il mio microfono, ragazzi, questi tre, il mio microfono nuovo, non il primo che è morto così con i tre segnali di allarme che non mi sono neanche accorto di che il microfono li stava facendo, il microfono questo qui, sapete come ha superato la sfida? Cioè, non era freddo lui quella volta lì, io stavo congelando di freddo, un ghiacciolo stavo diventando, tra poco facevo la produzione di ghiaccioli, dal naso, dalle mani, da tutto, dalle orecchie anche, dalla bocca, e il mio microfono bel tranquillo, lo tocco con le mani fredde, il microfono è caldo, è bollente. Poi ho fatto 10 video, 10 short, 20 short per la prova del 9 e il mio microfono ancora era caldo. E poi ho detto, questo microfono ha vinto la sfida di registrazione del 9, quindi si può anche registrare tranquillamente. Adesso quello che dobbiamo vedere è questo, poi lo vedremo. Comunque ragazzi, come fate a conoscere che il vostro microfono non ha battuto la sfida del 9 e non ha vinto contro il freddo? Semplice, quel segnale che vi ho mostrato, che era l'ultimo segnale, il terzo segnale, quello là, se si sente la voce a tratti, questo c'è, se il microfono non si sente o si sente, se il microfono è freddo. Quel microfono, ragazzi, per non farlo morire, voi appena notate il terzo segnale d'allarme, voi prendete tutto e ve ne andate, perché probabilmente il vostro microfono non è in grado di superare la sfida, eccetera. Certe volte questi segnali di allarme si riscontrano già quando voi registrate un video in piazza o da qualche parte dove avete la pista di pattinaggio.
Appena voi tirate fuori il microfono, sentite che il cofanetto della ricarica è già freddo e già lì voi capite che il microfono non è in grado di superare la prova del 9. Comunque ragazzi, questi qui erano i segnali di allarme. Mi raccomando ragazzi, questa prova del 9 è veramente molto importante, e se voi non la fate perché non avete una pista di pattinaggio da qualche parte in città, andatela a cercare, o magari mettetevi fuori a farvi una passeggiata quando fuori fa tantissimo freddo, e anche quello vale la pena di provare. Ma proprio deve fare tantissimo freddo ragazzi, deve far tantissimo freddo. Non dico di mettervi il vostro microfono nel congelatore o nel freezer per provare questa prova di registrazione se non avete la pista di pattinaggio, però cercate di registrare fuori quando fuori fa talmente freddo. E anche se andiamo a meno 4 gradi, meno 10, meno 2, meno 1, provateci. Anche a quella temperatura là, questa si può fare. Comunque ragazzi, è veramente importante, perché questa vi sblocca davvero la possibilità di registrare i vostri video anche durante le vacanze di Natale in montagna, quando fa tantissimo freddo. Comunque ragazzi, questo video ve lo dovevo fare, e noi questo video finisce così. Io vi invito a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, e se avete dubbi scrivetemi lì qua sotto che io vi risponderò, o in un video o in una live o in uno shorts. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina su tutte le notifiche per non perdervi nessuna live, nessuno shorts, nessun video. Condividete questo video con i vostri amici per fargli sapere di questa sfida di registrazione del 9 che c'è in questo periodo che sta arrivando adesso, che poi non c'è più. Io vi lascio un video qua alla mia destra, un video qua alla mia sinistra, scegliete il video che volete. Ciao a tutti.